Ciao a tutti e benvenuti su Guitar Tube. Spero che abbiate passato una buona Pasqua, una buona Pasquetta. Io invece mi sono messo a fare un po' di lezioni online perché avevo un sacco di richieste e siccome tutte le scuole in cui lavoro erano in vacanza, ho avuto un po' più di tempo per potermi dedicare a delle richieste e tra queste c'era quella di un ragazzo che sapeva suonare le scale. Infatti dice: guarda, io so suonare le scale, ci siamo sentiti telefonicamente prima di decidere di fare la lezione, però poi quando provo a suonare, cioè, non riesco a slegarmi dal fatto di fare la scala avanti e indietro, che è normale, perché quando uno vuole creare frasi, quindi lavorare sul fraseggio, elaborare delle linee melodiche che possono essere utili per l'improvvisazione o per creare anche un brano, bisogna ovviamente staccarsi dalla diteggiatura, perché la diteggiatura è una mappa della tastiera dove abbiamo quel tipo di note. Ora vi farò un esempio proprio su un accordo e ovviamente questa cosa qui potete applicarla poi in una progressione. Prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel like, se passi di qui ancora non sei iscritto iscriviti, a te non cambia niente e a me dai una gran mano. Cosa succede? Quello che dico io ai miei allievi è che quando tu impari la diteggiatura, poi, secondo il grande maestro Yoda, bisogna disimparare quello che hai imparato. E quindi mi dicono: ma cioè, scusa, mi hai fatto studiare le diteggiature e adesso non devo più usarle? Sì e no, cioè le diteggiature devi applicarle poi agli intervalli, al capire in che tonalità stai suonando, sotto che accordi stai suonando, che è ancora più importante. E vi faccio un esempio con un solo accordo. Allora, invece di suonare la settima, io prenderò un la settima undicesima, che è questo. Ora, cosa devo sapere di questo accordo? Le note che lo compongono, che in questo caso sono La, che è la tonica, l'ottava, quindi La un'ottava sopra, Do diesis, che è la terza maggiore, il Re, che è l'undicesima, quindi una quarta un'ottava sopra, e il Sol, che è la settima. Sonorità bellissima, tra l'altro. Quindi questo è l'accordo. Ora, io lo voglio suonare proprio misolidio, questo accordo qui. Quindi suonerò molto utilizzando sia l'arpeggio di settima che la scala misolidia. Allora, partiamo. La scala misolidia è questa. Perfetta. Però vedete che così non è che ha senso suonare la scala avanti e indietro. Però la sonorità è quella e quindi adesso dobbiamo cercare di elaborare quella diteggiatura e quindi dimenticarmi di suonare avanti e indietro e cercare soluzioni diverse utilizzando gli intervalli. Esempio, posso fare salti di terza, quindi non è male, però non è che posso suonare sempre con i salti di terza. Allora, prendo spunto da quel salto di terza, ok? E faccio una parte dell'arpeggio, una parte della scala. Eccola qua. E vedete che mi sono fermato sul Mi. Il Mi cos'è? La quinta di La. Quindi io lo so che sono in una nota target, anche se non l'ho messa nell'accordo, ma la quinta la possiamo mettere in questo caso. Ho finito le dita. Ok? Oppure decido di fermarmi sulla terza maggiore, Do diesis. E vedete che anche qui io non ho suonato la scala avanti e indietro, non ho suonato l'arpeggio, o meglio, ho suonato una parte dell'arpeggio di nona, ok? Prima, quinta, nona, quindi il Si. E poi una parte della scala. E mi sono fermato sul Do diesis, oppure mi fermo sul La. Che è la tonica, e quindi non sbagli proprio quando ti fermi lì. Quindi vedete che sono tanti gli elementi che io posso mettere insieme quando voglio suonare su un accordo e in questo caso
modale, ok? Sto suonando modale perché sto utilizzando proprio il misurino, quella sonorità. Quindi vedete che questo è l'approccio, cioè io capisco sotto quell'accordo cosa voglio suonare, una frase proprio su quell'accordo. E ovviamente se ho poi una progressione dovrò creare una frase che vada bene sulla progressione, ma sempre partendo da questi principi. Quindi la nota su cui mi fermo, oppure la nota che deve essere di passaggio e poi arrivo. Esempio, la quarta, io non mi ci fermo sulla quarta, perché poi si ferma sulla terza, vedete? Ok? Però gli elementi vedete che sono sempre quelli, gli intervalli, quindi sapere che sono gli intervalli della scala misolidia. Tonica, seconda maggiore, terza maggiore, quarta e quinta giusti, sesta maggiore, settima minore. Oppure posso utilizzare l'arpeggio major 7, quindi in questo caso re major 7. Ma mi fermo sulla settima di re, che è il do diesis, che però è la terza maggiore di la. L'effetto è questo. Ok, oppure è proprio l'arpeggio di 7. Mischiato alla pentatonica maggiore. Utilizzare le corde a vuoto. Quindi questi sono dei piccoli consigli che vi sto dando. Perché? Perché ho visto che c'è tanta confusione. Questo perché magari uno impara una parte da un video, poi guardi quell'altro chitarrista e impari quella cosina, però poi ti mancano le basi, ragazzi, e le basi sono essenziali per poter capire tutto. Perché una volta che voi avete le basi, anche andarsi a vedere le lezioni varie online ha senso, perché capite quello che vi viene detto. Ma se tu impari la scala avanti e indietro e l'hai imparata, perché l'hai vista nel video, ah, la scala misolidia, suoniamo la scala misolidia, la impari, impari la diteggiatura, poi dopo non sai che fartene. E però il fraseggio comunque devi avercelo, e per crearti queste linee devi lavorarci. In questo caso vedete che io faccio questo. La sonorità è proprio quella dell'accordo mentre sto suonando. Cioè, questo è la, sol, fa diesis. Oppure posso suonare l'arpeggio dell'accordo. Cioè, parto da questa nota. Insomma, sono tante le cose da sapere. È vero che tutto fa brodo, cioè imparare anche i licks degli altri, però secondo me il brodo migliore è quando lo fate voi, ok? Cioè fate tutto dall'inizio, partendo proprio dalle basi, mettendo insieme i vari pezzi del puzzle e creando qualcosa di vostro. Lo so, è la strada più lunga, però è quella che dà più soddisfazione, è quella che dà la sicurezza di sapere quello che si suona e come suonarlo, quando suonarlo, insomma. Sono tanti gli aspetti da tenere sotto controllo, quindi non è una questione di legarsi a una diteggiatura, ma legarsi agli intervalli di quella scala, alle note target da utilizzare quando andiamo a suonare, e le note target sono quelle che compongono l'accordo che stiamo suonando, e gli intervalli. La somma di tutto questo ci dà una linea melodica che possiamo sviluppare e cambiare al nostro piacimento poi. Avete visto, io ne ho fatte tante, sempre su questa falsa riga, eh? No, però adesso ho messo la settima maggiore. Settima minore.
cercate di mettervi sotto con le basi, assimilate bene le basi, dalla costruzione delle scale maggiori, circolo delle quinte, tutte le alterazioni delle varie scale, gli intervalli soprattutto, la costruzione degli accordi, le note target, i modi. Come vedete, gli argomenti sono talmente tanti che prendere un video qua e là e non avere queste basi non è che vi porta lontano. Ecco perché io sono un grande fan delle lezioni individuali dove si segue un programma che ti porta da A a B, da B a C e così via. Poi ovviamente trovate anche dei percorsi online fatti davvero bene che vi portano a capire i vari punti. Però secondo me la lezione individuale, quello che io ho vissuto sulla mia pelle, è che quando trovi l'insegnante si crea un rapporto umano che va al di là poi dell'insegnamento, è qualcosa in più, cioè è un plus, anche una parte motivazionale. Molte volte io devo spingere i miei allievi a fare delle cose perché sono un po' demotivati e quindi devi trovare l'appiglio per portarli, fargli fare quello scatto in più che poi li migliora. È dura la vita dell'insegnante. Poi se, ovviamente per me, secondo me, se hai l'allievo motivato è tutto più facile. Io ho allievi molto motivati, ho allievi che ho dovuto motivarli e hanno ottenuto degli ottimi risultati, ho allievi che anche se li motivi fanno fatica. Insomma, ognuno è diverso e quindi tutte le volte devi cercare proprio la psicologia dell'allievo e capire come ragiona lui per portarlo dove vuoi. Per oggi è tutto, spero che questo tip veloce vi sia piaciuto, che, insomma, che possiate prendere spunto e andare avanti nei vostri studi. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata e ci vediamo qui su GuitarTube. Ciao e alla prossima!